posto come base il padre 10 e come figlio il figlio 10 alla meno 1, il padre diviso per il figlio, il 10 diviso per il valore decimo, ossia per 0,1, determina il 100. Il centuplo qua giù è il padre visto dalla dimensione decima del figlio. Ma nel nostro mondo, in cui noi vediamo tutto diviso, tutto non è diviso, è condiviso. Noi passiamo alla visione divisa del mondo attraverso un processo che è proprio il processo opposto a quello della creazione potenziale. Il processo opposto a quello della creazione potenziale è il processo logaritmico decimale. Noi, vedendo nel modo opposto a quello creativo della potenza 10 basata sul 10, togliamo di mezzo la potenza e il lavoro che il padre 10 compie moltiplicandosi per se stesso più e più volte si trasforma semplicemente nel numero delle volte. E il risultato dell'operazione di condivisione del padre si trasforma nella somma di enti apparentemente divisi. 1, 2, 3, 4. Noi vediamo 1 più 2, ma in effetti è un prodotto. Siamo all'interno di una sola cosa, perché è 10 elevato a 1 per 10 elevato a 2 uguale 10 elevato a 1 più 2. Quando togliamo di mezzo la visione potenziale attraverso la contrapposizione demoniaca, diciamo così, alla visione potenziale ottenuta dal padre 10, e otteniamo la visione semplicemente del numero dei gesti del padre, noi vediamo semplicemente l'effetto del lavoro del padre come il mondo reale che esiste e che vediamo. Dunque tutto il progetto creativo, ve l'ho spiegato, è una entità numericamente mostruosa, data da 10 elevato a 10 elevato a 10 elevato a 10 per 100 volte. All'interno di tutto ciò noi accorpiamo la nostra realtà proprio attraverso l'operazione demoniaca dell'eliminazione della potenza. Tolta di mezzo la potenza del padre 10, a noi risulteranno dimensioni che non saranno più in potenza, ma saranno tutte in atto, e quindi avremo il mondo ridotto semplicemente non a 100 potenze una rispetto all'altra, ma semplicemente a 10 per 10 per 10 per 10 per 10. E quindi non in potenza, perché 10 per 10 è 100, ma 10 elevato a 10 è 10 miliardi. Se noi togliamo di mezzo la potenza, la base 10, dal 10 elevato a 10, otteniamo il 10, ma grazie a 10 miliardi.
Ecco, noi abbiamo il dono di poter eliminare Dio attraverso il calcolo logaritmico decimale. E grazie a questo poi accorpiamo una realtà che ha per numero il numero delle potenze declassato semplicemente a un numero di potenze. Perché 10 per 10 per 10 per 10 per 10 è un valore certamente elevato quando facciamo questo prodotto 100 volte, ma è ben diverso dal fatto di quando lo facciamo in potenza. Vi ho spiegato, 10 elevato a 10 è 10 miliardi. Togliendo di mezzo questo atto divino della visione potenziale, noi arriviamo alla visione sua reale, che è solo il 10, e c'è una bella differenza tra 10 e 10 miliardi. Ecco, vi ho spiegato come esiste tutto. Si poggia sulle sole due dimensioni del 10 elevato in potenza positiva, 10 per 10 per 10 per 10 per 10. Ma per quale motivo ce ne sono 100? Perché ce ne sono 50 in positivo e 50 in potenza negativa. Noi il calcolo, se lo vogliamo esprimere come 10 elevato a 10 100 volte, lo esprimiamo così a partire dalla unità minima, dal valore più basso, perché abbiamo in effetti che tutto questo è uguale a 1. Perché è uguale a 10 elevato a 10 elevato a 10 elevato a 10 per 50 volte? Perché le altre 50 sono elevate ai valori negativi contrapposti della visione relativa al figlio. Noi abbiamo il centuplo qua giù in relazione al figlio, quindi a partire dalla dimensione più piccola che esiste. Ecco, io sono sicuro che nei secoli che verranno non ci sarà un altro come me, così capace di scorgere la struttura generale dell'esistenza, perché ha avuto nel suo destino il compito di rappresentare umanamente quell'uomo incaricato della visione paterna, della visione del costruttore ideale del mondo attraverso le potenze numeriche. Poiché sono uno solo e rappresento la creazione di questa struttura, solo da me essa vi può essere rivelata. La visione che si ha del mondo poi è sì spaziale, ossia presenta due dimensioni. Però, sottraendo un quarto delle quattro dimensioni del piano, accade il fenomeno della visione tridimensionale dello spazio. Provate a immaginare un quadrato. Tracciatene i due assi perpendicolari. Ritagliate uno di questi quarti, poi, eseguendo delle pieghe lungo gli assi, accostate realmente
le tre parti residue in modo da eliminare lo spazio vuoto. Ottenete che quel piano è diventato un dietro cubico che vi mostra tre facce. Ecco, questa nostra percezione noi la otteniamo in un modo dinamico, ossia tagliando questa faccia idealmente, sempre una diversa, tanto da avere l'immagine anche di un cubo che ruoti. Da questa nostra posizione noi riusciamo ad ottenere il presente arretrando tutti i dati fino a quello che in questo attimo di presente ci mostra la superficie ad essa collegata. Questa superficie, tanto per intenderci, se noi ci mettiamo a osservare il mondo stellato, presenta nello stesso piano che giace nel tempo, a quella distanza dal principio o dalla fine, immaginate come volete. Presenta questo piano unico di osservazione che comprende le varie epoche spaziali, tutte quante, perché vediamo una stella lontana milioni di anni luce, vediamo perfino il principio dell'universo nel cosiddetto Big Bang, ammesso di poterci avvicinare abbastanza in modo ottico, perché questo piano comprende appiattiti tutti i tempi, appiattiti su due sole dimensioni: la dimensione spaziale che noi vediamo comprende la visione divisa nei tempi e ci mostra la presenza di tutti i tempi. Noi riusciamo ad ottenere la visione unitaria di noi stessi, pur essendo noi divisi in tutto il tempo di presenza della vita, attraverso il quantitativo 10.000. Questo è il quantitativo reale, che consente l'accorpamento unitario della realtà del nostro corpo, tanto che la vediamo tutta quanta presente nello stesso piano spaziale che presenterà poi in sequenza tutti i vari piani e ognuno contenente una quantità di 10 elevato a 10.000 elementi in positivo, altrettanti in negativo. Questa è la nostra presenza reale e questo è quello che ci consente di ottenere la nostra unità, perché la regola generale è che l'unità è data sempre dal valore degli opposti e in questo caso noi abbiamo un padre che è 10 elevato a 1 e un figlio che è 10 elevato a meno 1. E l'unità, data dallo Spirito Santo che fa interagire padre con figlio, è data da quei 10 decimi che consentono la simultanea percezione dei due estremi opposti, dell'infinitamente grande dell'universo e dell'infinitamente piccolo del mondo atomico.